Due settimane dalle elezioni il medico Pasquale Corallo si ripresenta alla carica di sindaco al comune di Trivento alla guida di una coalizione di centrodestra. Nel 2025 l'area industriale di Piana Sant'Antuono sarà gestita direttamente dall'amministrazione locale dopo una lunga battaglia legale. Questo è uno degli obiettivi raggiunti, ascoltiamolo. Dottor Corallo, ci si ripresenta alle prossime amministrative. Cosa è cambiato rispetto a 5 anni fa? Quattro erano i candidati, quattro erano le liste, adesso ne sono solamente due. Secondo voi cosa cambia? Con questa cifra accantonata di 700.000 siamo riusciti, dopo 2 gradi di giudizio, a poter fare una transazione col consorzio che ha fatto sì che il debito finisce, però con notevole risparmio da parte delle casse comunali di Trivento, ed è un onore per noi averlo fatto. Però un obiettivo grande raggiunto è stato quello che dal 1 gennaio 2025 la zona industriale sarà gestita dal comune di Trivento. Ed ecco che entra in gioco appunto anche la regione Molise. Il centrodestra che governa la regione Molise, perché questa sera proprio volutamente alla zona industriale abbiamo avuto il piacere di avere l'assessore Di Lucente, assessore alle attività produttive, che sicuramente, naturalmente anche a nome di tutta la giunta regionale, ha preso degli impegni, perché è sicuro che si deve fare, perché l'area industriale di Trivento, che abbraccia non soltanto Trivento ma anche comuni limitrofi, voglio anche ringraziare qualche amministratore che è appunto di altri comuni che era presente quest'oggi, perché è di vitale importanza creare lo sviluppo di questa zona industriale con infrastrutture nuove, e l'assessore ne ha parlato, per fare in modo che questa zona industriale diventi più attraente, tra virgolette, proprio per fare in modo che possano atterrare delle realtà. Realtà, noi siamo realisti, non dobbiamo pensare a realtà da 400-500 posti che ormai non esistono più in tutta Europa, ma quelle realtà che consentono di fare lavorare 40, 50, 60 persone, quindi tante famiglie, si creerebbe un volano importante per la nostra economia di Trivento. Naturalmente a noi sta a cuore anche la cultura, sta a cuore la scuola, sta a cuore il nostro turismo, perché Trivento ha grosse potenzialità, io ne ho sempre parlato e ne sono certo. E poi non dimentichiamoci che noi dobbiamo essere attenti sia al centro urbano, quindi centro storico e centro abitato, ma dobbiamo essere attenti alle tante contrade. Modo per salutare.